Oggi per noi è una giornata molto particolare. Noi abbiamo sorpassato da poco i 1000 vaccini nell'ASL di Benevento. Oggi partono nuovi centri vaccinali. In tutti i distretti da oggi saranno presenti i centri vaccinali. Oggi siamo qua a Montesarchio, sono veramente contento di essere qua. Oggi parte la campagna vaccinale in questo distretto, veramente grazie all'abnegazione del direttore del distretto, il dottore Ventucci, il lavoro di tutta la squadra qui presente. Velocemente abbiamo organizzato la vaccinazione anche in questa sede. Da oggi faremo 400 vaccini, 420 vaccini al giorno. Quindi immaginate il grosso sforzo che sta facendo a tutela in questo momento di tutti gli operatori sanitari, e tra qualche ora, tra qualche giorno si partirà anche su tutte le RSA. Sicuramente quello che prevediamo in questo momento è a livello volontario, dopodiché si tireranno le somme, ma queste sono prospettive nazionali logicamente. Secondo me un operatore sanitario è tenuto deontologicamente a vaccinarsi. Noi, come ha già detto il direttore generale, contiamo di vaccinare una grossa fetta dei nostri dipendenti. Credo che aderiranno in modo consistente e in grossa percentuale, proprio perché abbiamo un dovere verso i cittadini, verso noi stessi, ma soprattutto verso l'intera popolazione. L'esempio che dobbiamo dare è di farla noi per primi, e anche per fugare qualsiasi forma di diffidenza che si è venuta a determinare nel corso di questi giorni, per come questo vaccino è stato presentato, per i tempi ristretti, ma che comunque noi valutiamo sempre le cose rispetto al passato. È chiaro che con tutte le innovazioni che ci sono state, una specifica esperienza su una qualche cosa che prima sperimentazione richiedeva molto tempo, oggi viene anche contratta in un tempo inferiore proprio per le innovazioni che noi abbiamo. Ma il problema non è la giornata di oggi, che comunque è significativa perché cominciamo questo processo di vaccinazione per quanto riguarda il personale del sanitario dell'ASL, e quindi siamo in linea con le disposizioni. Il problema è affrontare un tema un po' molto più vasto, è quello della vaccinazione di massa per tutti i cittadini, per cui credo che senza i sindaci e senza gli amministratori e senza le amministrazioni credo che diventi difficile poi insomma affrontare questo tema, per cui ho già dato disponibilità per mettere aria a disposizione, logistica e anche qualcosa di chiuso, non so, grandi palestre per poter affrontare questo tema. Credo che ci debba essere un discorso di apertura dell'ASDA con tutti i sindaci della provincia di Benevento. Noi siamo una provincia piccola che veramente può ottenere risultati importanti. Io insomma ho fatto una provocazione dicendo che per la fine di aprile potremo veramente avere una provincia Covid free, quindi vaccinare tutto quanto la popolazione, tutte 282.000 abitanti.